deputato pretese Antonello Giacomelli, eletto vicepresidente della Commissione Vigilanza RAI. Dopo anni transitano gonfienti i primi treni merci, ogni settimana partenze e arrivi dalla Spezia. Liberalizzazione per parrucchieri, estetisti, tattoo e piercing, potranno aprire anche domenica e festivi. Buongiorno e ben ritrovati a questo appuntamento con il nostro telegiornale delle 13.45. Nuovo importante incarico per il parlamentare pratese Antonello Giacomelli, che questa mattina è stato eletto vicepresidente della Commissione Vigilanza RAI. Il deputato pratese Antonello Giacomelli del Partito Democratico entra a far parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Giacomelli, che nella scorsa legislatura ha ricoperto il ruolo di sottosegretario allo sviluppo economico con delega alle comunicazioni, è stato eletto vicepresidente della Commissione, che ha il compito di sorvegliare l'attività della RAI. Il compito che insieme ai colleghi certamente proveremo a svolgere è quello di garantire servizio pubblico, libero, autonomo e in grado di dare una informazione ampia, corretta, approfondita, una realtà sempre più complessa. C'è bisogno sempre di più del servizio pubblico e c'è bisogno di informazione libera. Giacomelli, che resterà in carica per tutta la durata della legislatura, ha espresso anche soddisfazione per lo sblocco della graduatoria dei contributi per l'emittenza locale, frutto della riforma da lui voluta. Sono contento perché poche ore fa, diciamo qualche giorno fa, si è sbloccata finalmente la graduatoria, i contributi per l'emittenza locale. Oggi cominciamo un nuovo servizio per garantire un ruolo importante di RAI nel panorama nazionale. Credo siano due tasselli che danno l'idea di come autonomia e pluralismo dell'informazione sono punti irrinunciabili per la comunità nazionale. Cosa si aspetta che faccia questo governo da qui in avanti? Vorrei giudicare dai fatti. Nelle prossime ore, nei prossimi giorni, sarà indicato l'amministratore delegato di RAI. Sarà una controprova importante per capire se si intenderà proseguire il lavoro di accentuare sempre di più la forza dell'azienda, il ruolo di RAI come motore dell'informazione e della cultura del paese, oppure no. Credo che sia giusto aspettare i fatti, aspettare le scelte concrete e giudicare in base. Svolta all'Interporto, dopo anni agonfienti, transitano i primi treni merci, ogni settimana partenze e arrivi dalla Spezia. Dopo 34 anni dalla nascita della società e a svariati lustri dalla costruzione dei binari che collegano lo scalo al sistema ferroviario nazionale, sono partiti in questi giorni dalla piana di Gonfienti i primi treni con destinazione il porto di La Spezia. Per l'Interporto della Toscana Centrale è una svolta importante, non più soltanto gestione immobiliare e affitto dei magazzini e dei parcheggi presenti nell'area. La partecipata del Comune di Prato cerca adesso di crescere e realizzare lo scopo per cui era stata creata, diventare un polo logistico dell'interscambio gomma-rotaia di riferimento nazionale. Intanto le prime merci via treno arrivano e partono per il porto spezzino. Al momento è stata aperta una linea con il porto di La Spezia, che è uno dei punti d'approdo delle navi da cui provengono le merci in maniera più importante per questa zona, in particolare dal Far East. Ci sono due treni sostanzialmente, che uno parte e uno arriva il mercoledì. In questo momento il lavoro è questo e ci porta alla possibilità di movimentare alcune decine di container a settimana, e che è già per noi un buon risultato perché abbiamo dovuto ricostruire una filiera che in questo momento era assente sul nostro territorio. Tra i prossimi passi allo studio c'è la realizzazione di un fast corridor, un corridoio doganale veloce per consentire di trasferire direttamente le merci dalle navi a Prato, effettuando lo sdoganamento all'interporto, dove le operazioni per gli spedizionieri sarebbero molto più veloci rispetto ai porti. Lo sviluppo dell'Interporto di Prato è poi legato a doppio filo agli investimenti infrastrutturali su ferro a livello regionale e nazionale.
speriamo che le istituzioni che stanno lavorando sull'adeguamento infrastrutturale mantengano i programmi, e quindi mi riferisco al governo e alle regioni, mantengono i programmi che sono stati impostati, perché la nostra necessità è che siano adeguate le gallerie sulla direttissima, che sono fra le poche rimaste in Europa non adeguate al passaggio delle merci in maniera moderna, come avremmo la possibilità di fare. Noi già oggi avremmo commesse molto importanti per il nord Europa, al momento ci risulta complicato farle perché per l'appunto le gallerie non lasciano passare quel tipo di merci con quella modalità con cui sarebbe necessario farle passare. Il governatore della Toscana Enrico Rossi chiede un incontro al ministro Toninelli per parlare di infrastrutture e, seppur con poche parole, lascia intravedere un cambio di passo sull'aeroporto di Peretola. Pisa, ha affermato il presidente, è il nostro aeroporto fondamentale. Per Firenze chiediamo un modesto sviluppo. Il presidente della regione Enrico Rossi chiederà un incontro al ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli per fare il punto sugli interventi prioritari per la Toscana, alla luce delle perplessità dello stesso ministro su alcune opere strategiche come la nuova pista per l'aeroporto Fiorentino Vespucci, l'alta velocità ferroviaria a Firenze, la Darsena Europa a Livorno, la Tirrenica. Rossi ha sottolineato che la Toscana è forse l'unica regione a non chiedere infrastrutture nuove, ma l'ammodernamento di quelle già esistenti. Io però ho fiducia che potremo chiarirci, insomma, che la strada che noi abbiamo tracciato per la regione toscana possa trovare una convergenza di forze, di opinioni, di ragionamenti, e ci auguriamo anche da parte del ministro Toninelli, con cui chiediamo di incontrarci, ci spiegheremo, ricostruiremo le ragioni delle nostre scelte. Secondo il presidente Rossi, fra i progetti su cui anche Toninelli può convergere, ci sono le terze corsie autostradali sulla 1 e la 11, già autorizzate e finanziate. Per la Tirrenica, Rossi ricorda che il progetto è già stato rivisto e prevede una strada su 4 corsie percorribile in sicurezza. Anche il progetto della Darsena Europa a Livorno è già stato rivisto e i fondi per realizzarlo li ha stanziati la Regione. Rossi ritiene indispensabile anche il tunnel AV a Firenze per non bloccare, ha detto, la circolazione ferroviaria di tutta l'Italia all'altezza della Toscana. Per quanto riguarda gli aeroporti, Rossi concorda con Toninelli sul fatto che Pisa è l'aeroporto fondamentale della regione, così come è necessario potenziare i collegamenti ferroviari fra Firenze e Pisa e fra Firenze ed Empoli. Liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura per i negozi di servizi alla persona, potranno aprire anche la domenica e nei festivi. Acconciatori, estetisti, tatuatori e attività di piercing potranno aprire anche la domenica e i festivi. La novità, che sarà in vigore tra pochi giorni, riguarda le oltre 700 attività nel comune di Prato di servizi alla persona. La liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura è stata fortemente caldeggiata dalle associazioni di categoria, che hanno fatto richiesta al comune. Questa categoria si è messa a disposizione per i propri clienti per venire incontro alle esigenze, e il comune di Prato pensa sia giusto dare l'opportunità a chi vuole di poter concordare con i clienti la cosa migliore. L'apertura sarà facoltativa, a discrezione del negoziante. Alla nostra associazione sono pervenute moltissime richieste da parte dei nostri soci per andare verso un miglioramento di quello che sono le qualità del nostro servizio, e quindi gli orari sono una cosa importante. Noi abbiamo sostenuto e portato avanti appunto questa cosa perché la nostra categoria ce lo chiedeva. È un modo per dare un servizio in più ai nostri clienti. Spesso capitano degli eventi, matrimoni, che so, comunioni, eventi stessi, feste, dove il cliente chiede di essere truccato o pettinato, e poi purtroppo noi non lo possiamo fare perché la nostra categoria deve essere chiusa la domenica. Invece così diamo la facoltà a tutti che, se vorranno, potranno lavorare. Niente lista d'attesa per i nidi a Poggio a Caiano. Chiunque sia rimasto fuori dal nido comunale l'Albero Verde potrà usufruire di un contributo economico per frequentare ugualmente un asilo nido privato.
Niente lista d'attesa per i nidi. Le iscrizioni al nido comunale e l'albero verde sono esaurite, ma questo non significa che i bambini esclusi dalla graduatoria resteranno fuori dal nido comunale. Si è chiusa infatti la graduatoria per il prossimo anno educativo, che ha visto riempirsi tutti i posti disponibili. Per gli altri in lista d'attesa, circa 12, ci sarà però la possibilità di usufruire di un contributo economico per frequentare ugualmente un nido privato. Ma non solo, potranno presentare domanda di contributo anche le famiglie residenti che, pur non avendo chiesto l'iscrizione al nido comunale, vorrebbero far frequentare un nido privato ai loro figli. Siamo attenti sia ai piccoli che alle famiglie. Abbiamo il nostro nido comunale, che è l'albero verde, e può contenere fino a 39 bambini. Le persone che sono rimaste fuori, quindi che sono in lista d'attesa, possono comunque usufruire di questo servizio, e sarebbe un buono che influisce sull'abbattimento della tariffa da pagare per andare ai nidi privati. Il nido privato può essere anche in un posto vicino al luogo di lavoro del genitore, in modo da far conciliare in maniera migliore i tempi dei genitori con la scuola, diciamo, e il lavoro. I nostri nidi privati sono due, insieme al nostro comunale si arriva a tre nidi privati, però sono liberi di scegliere anche un nido privato, che può essere su Prato, può essere a Sesto, può essere da qualsiasi parte. Tutto questo è possibile grazie ai fondi provenienti dal Fondo Sociale Europeo e alle risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana, che permettono al Comune di Poggio di acquistare dei posti nei nidi privati accreditati, che si dichiarano disponibili fino a un massimo di 400 euro mensili. In questo modo la lista d'attesa potrebbe essere abbattuta già prima di settembre. E adesso le previsioni del tempo, come sempre, a cura del Consorzio Lamma. Salve, un caro saluto, ben ritrovati con l'appuntamento meteo offerto dal Consorzio Lamma. Le immagini dal satellite ci indicano, ci fanno vedere come l'anticiclone ha ripreso possesso del Mediterraneo centro-occidentale e garantirà una settimana prevalentemente soleggiata e con condizioni climatiche tipicamente estive. Andiamo a vedere infatti quello che ci attende per il pomeriggio di oggi: un pomeriggio soleggiato con qualche nube modesta in Appennino, i venti sono deboli e con locali rinforzi per la brezza lungo le zone costiere, il mare è localmente ancora mosso ma con moto ondoso in attenuazione. Le temperature questo pomeriggio sono attese in nuova risalita, torneremo a raggiungere 32-34 gradi sulle pianure dell'interno, forse anche sul Grossetano, valori quindi questi leggermente superiori alle medie del periodo. Lo sguardo anche a quello che ci attende per domani, poche variazioni, locali nubi basse al mattino sul basso Val d'Arno, nel pomeriggio qualche modesto addensamento sui rilievi appenninici, ma ancora una giornata prevalentemente estiva con temperature stazionarie, con venti deboli, un po' di brezza nel pomeriggio sulle zone costiere e con il mare che si manterrà prevalentemente poco mosso. Bene, con questo è tutto, vi saluto, vi do appuntamento ai prossimi aggiornamenti. Il telegiornale termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione è per questa sera alle 20:30. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.